Ciao a tutti, buongiorno cari amici. Questa mattina faremo un nuovo pastone con uova che mi si sono rotte ieri mentre le pulivo. Poi metteremo la farina di riso che mi è stata regalata da un fan. Mettiamo la farina di castagne. Questa qua è quella che di solito viene data ai maiali, noi invece di darla ai maiali la diamo alle galline. E pane secco. Come sempre il pastone. Se avete visto anche gli altri video, vi lascerò poi una scheda in modo che almeno vedete come si fa. Comunque è semplice. Pentola, acqua, buttate il pane e poi immergete tutto il resto. Se poi dopo risulta troppo liquido, io ci ributto un po' di mangime per ovaiole oppure misto polli, avena, dipende. Ci vediamo dopo. Ecco qua. Pastone consegnato. Adesso li tengo un attimo chiuse perché voglio vedere se questi giovani Marans, ne ho tre, una è iniziata a fare e l'ho separata, però questa, quella e poi l'altra dove sarà? Sarà dentro, voglio controllare se hanno iniziato a deporre. La giovane gallina Bantam, siccome è più un uccello che una gallina, vola sempre di fuori. Adesso è talmente stordita che vorrebbe mangiare, ma è fuori, cioè per uscire vola, per entrare no. Va bene. Guardate Rapanui dall'alto. Visuale drone. Benissimo, bravo, dai, allora, guardate com'è, che esemplare questa, fantastica, fantastica Marans. Ciao Rambo, mangi le briciolette? Ma ti dico, Rambo è Rambo, eh. Zorro, Rapanui, sta facendo una coda spettacolare. Benissimo. Adesso aspettiamo un po', poi dopo proviamo ad andare tutti insieme a vedere se troviamo qualche uova Marans. A dopo. Andiamo a vedere se troviamo qualche uova Marans. Eccoli qua. Questi sono due giovani galletti ancora. Sono sempre insieme, quasi quasi. Che dite se li chiamiamo Mimì e Cocò? Se no suggerite qualche nome. Dai, andiamo a vedere. Allora, ma questo è un po' scuretto, lo è, però non lo so. Qua abbiamo la branch che ha iniziato a deporre. Ok, riproviamo dopo. Ok, liberiamo le galline e andiamo a vedere se la Marans ha fatto l'ovetto. Siamo anche dietro a concimare le olive, per cui adesso, prima che hanno capito, partono a rada appena arrivano. Benissimo, Rocco, Rambo, Rambo, non Rocco, scusate. Allora, andiamo a vedere. Mimì e Cocò. Allora, lì una un po' più scura c'è. Vediamo la Bress, sempre lì, e la Leonera. Grande Zorro. Ah, guardate quando fanno la staffetta, alcune fanno. Eccolo.
Appena capiscono che è aperto, guardate un po' che spettacolo. Tutti in giro. Fate una frenata d'emergenza qui. Ok, dai. Quindi noi continuiamo con la consumazione delle olive. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e mi raccomando iscrivete e condividete il più possibile. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video, che forse abbiamo passati 400 iscritti. Ciao!